1985, siamo a Carcare, nella zona del vecchio mulino. Le indicazioni che stiamo vedendo, Bugile Soprano e Chiesa di San Giovanni del Monte, indicano una località antica, una delle zone più antiche del paese di Carcare, dove sorgeva l'antica pieve di Santa Maria di Bugile, oggi San Giovanni del Monte. In questi giorni si svolge la festa della decollazione di San Giovanni Battista e oggi è il giorno della fiera a San Giovanni del Monte. Stiamo per recarci in questa simpatica e piacevole località carcarese per un breve servizio per Televalbormida. Siamo immersa nel verde delle alture carcaresi. La chiesetta di San Giovanni del Bosco, questo scorcio dalla zona sempre del Mulino Vecchio, in primo piano ora l'autostrada Torino-Savona nel tratto carcarese. La chiesetta di San Giovanni del Bosco domina il paese di Carcare e il borgo di Bugile, che sorgeva anticamente da queste parti. Ecco, siamo di fronte alla chiesetta di San Giovanni del Brico a Carcare, che sorge, dicevamo, nell'antico Bugile, Buzile un tempo, uno dei tre borghi che costituivano il centro carcarese insieme con Carpeneto e Cavallero. Qui vicino alla chiesa sono visibili oggi i ruderi di quello che fu l'antico castello di Carcare, uno dei due castelli, ma certamente il più antico. Un altro castello carcarese era in Laterizi e sorgeva dove c'è l'attuale asilo. Il borgo di Bugile, poi Carcare, è citato già molti anni or sono in un documento del 998 dell'imperatore Ottone III, al vescovo di Savona. Invece il nome di Carcare compare più tardi, nel 1142, in un documento che riguarda la divisione dell'eredità del marchese Bonifacio del Vasto, in cui si parla del Castrum Carcherarum, il castello Castrum, di cui dicevamo sorgono i ruderi qui vicino a Bugile. Giuliano sta facendo una panoramica sui dintorni, vediamo il borgo di Bugile Sottano, attualmente abitato, che sorge a sinistra della chiesetta, la chiesetta che fu parrocchia di Santa Maria di Bugile e fungeva anche da cimitero per gli abitanti dei tre borghi di Carcare. In seguito a lavori e restauri venne ristrutturata la chiesa e assunse più tardi il nome di San Giovanni del Monte. Successivi sono stati i restauri della chiesa di San Giovanni del Monte. Gli ultimi lavori sono del 1981 con la decorazione dei pittori Zaffore e Ghidini. Venne il vescovo a inaugurare i lavori durante la festa di San Giovanni del Monte di qualche anno fa. Di San Giovanni, la campana sta chiamando i fedeli per una funzione religiosa. Chiediamo a Suor Cecilia che cosa sono queste cose che ha nella scatola qui davanti a lei. Sono gli abitini di San Giovanni. Anticamente avevano un abito particolare, poi con l'andare del tempo l'hanno ridotto questo piccolo abitino, c'è rosa per le bambine e azzurro per i maschietti e vanno orgogliosi i bambini di metterseli al collo, anche i ragazzini che frequentano già le scuole elementari ci tengono ad averlo, è proprio una vecchia tradizione qui del posto. Che si perpetua Sì, su questo abitino è riprodotto San è Giovanni Battista. riprodotto San Giovanni Battista con un agnellino. San Giovanni che è il precursore di Gesù, battistrada. E quindi la funzione è quella di devozione a San Giovanni Battista, di volerlo Sì, le mettere. mamme ci tengono a mettere sotto la protezione di San Giovanni Battista i loro bambini perché crescano sani e buoni. Bene, grazie. Siamo all'interno della chiesetta. Ora l'operatore sta inquadrando la statua di San Giovanni Battista.
con il bastone, e sul bastone una scritta Ecce Agnus Dei, San Giovanni Battista il precursore, che indica Gesù, l'agnello di Dio. Ecco, Giuliano sta ora percorrendo gli affreschi recenti di questa chiesetta, gli affreschi che sono stati ripresi nel 1981 da Zaffore e Modesto Ghidini. L'immagine della chiesa è molto bella, all'interno come all'esterno molto pulita. Ecco l'affresco che sta inquadrando in questo momento San Giovanni Battista che predica ai fedeli, predica invitando alla conversione. Chiesa di San Giovanni del Monte, dicevamo prima, è stata restaurata in diverse occasioni. Si conoscono alcune date: il 1636, quando Pietro Viazzone, un abitante di Bogile, lasciò quale eredità la volontà di avere un cappellano in questa chiesetta. Si sa che nel 1815 la chiesa venne alzata di 30 palmi e furono costruite le tre finestre. Nel 1822 venne allungata di 15 palmi, poi ancora restaurata nel 1839, dove venne ricostruito il tetto, i muri e fu fatto il pavimento in cotto e la facciata. Il penultimo restauro è del 1878 ad opera di Don Piccione, quindi un centinaio di anni fa, e l'ultimo è quello del 1981. Stiamo inquadrando in questo momento, è il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Giovanni, detto appunto il Battista, il battezzatore, ha battezzato anche il Messia, il Cristo. Presenta le due donne che hanno chiesto la testa di Giovanni Battista al re Erode, quindi la decollazione del Battista, proprio è un quadro che raffigura l'evento evangelico della storia narrata nei Vangeli, che è ricordato in questa chiesa che è dedicata appunto a Giovanni Battista, e vi si festeggia in questi giorni la decollazione del precursore di Gesù, il Battista. Ecco la campana della chiesetta sta suonando, invita i fedeli alla celebrazione eucaristica che sta per iniziare oggi, giorno della fiera di San Giovanni. Ieri 29 agosto era la festa liturgica della decollazione del santo. Uno scorcio di calcare, il panorama che si intravede dal monte di San Giovanni in questa zona piacevole, boscosa, verdeggiante, che ricrea il corpo e lo spirito. Stiamo per trasferirci nella zona della festa profana, diremmo così, dove si svolge la fiera di San Giovanni. In questa verdeggiante cornice, oggi fortunatamente un po' ventilata, si svolge la fiera, la tradizionale fiera di San Giovanni, le cui origini sono molto antiche. Accanto agli animali, ai bovini, ai cavalli, vediamo anche le attrezzature agricole che agevolano, aiutano l'uomo nel lavoro dei campi e si sono venute a sostituire al lavoro degli animali. Un tempo sicuramente erano più numerosi i bovini e gli animali di vario genere qui presenti. Comunque vediamo oggi un certo numero di capi che partecipano anche ad una premiazione che si svolgerà tra poco. Un certo numero di persone, abbastanza nutrito,
assiste e partecipa a questi festeggiamenti organizzati da un apposito comitato costituitosi a Carcare. La premiazione per i capi partecipanti alla mostra con rimborso di lire 50, no, con un premio di 50.000. I rimborsi vengono dopo. Secondo premio per un torello al signor Prandi Ezio, premia il signor Briano del consorzio. Signor Bria, signor Le vendono queste cartine? Sì, sì. Chi è che le vende? Sì. Primo premio al signor Rosino Carlo. Premia il dottor Reggiani. Ma è questo che si vede meglio, eh? Viene a trovare. Secondo premio sempre al signor Rosino. Si vede bene. Si vede bene tutto. Carcare, Murialdo, Diego, Bormida. Per qua, sì. Ecco, Carcare, Cairo, Bormida, Ferriere, Mallare, Fornello. Primo premio serie per il miglior bue presente. È arrivato il signor Prandi, mi hanno detto. Addio per Carcare. Guarda, cantato per Carcare. Premio speciale per cavalli da lavoro. Bruzzone Ernesto di Altare, una coppa. Il Ducato del Monferrato del 1600, che era uno stato discontinuo, nel senso che c'era il cosiddetto Basso Monferrato, che molti ancora adesso non sanno che significa, che era il Monferrato casalese, capitale casale. E il Monferrato Alto Monferrato, il nostro Monferrato, che arrivava fino a Carcare e a Cairo, come capitale Acqui, però la capitale generale era Casale. Lo Stato di Monferrato è rimasto indipendente fino al 1700. Ecco, il signor Ticineto di Carcare si è occupato della ricerca di questa cartina e ne ha fatto stampare diverse copie. Sì, le ho fatte stampare diverse copie che i miei ragazzi della pallavolo, io sono il presidente della pallavolo, hanno colorato in modo da diffonderlo a tutti quelli che la vogliono prendere come stampa. Questa riguarda la situazione del 1600. Poi abbiamo una situazione ulteriore che è questa. Ora Giuliano sta inquadrando questa ulteriore cartina del Ducato del Monferrato, Ducato di Savoia e Monferrato. Infatti la cartina arriva fino al lago di Ginevra, partendo dal mare di Genova e comprende anche tutte le strade e tutte le più piccole località. Ne deriva un inconveniente, cioè la cartina è di difficile lettura, nel senso che ci vuole quasi una lente, però è molto preciso, quasi una specie di enciclopedia. Tutte e due queste cartine sono stampate in Olanda e infatti noi possiamo vedere qua che è stampata dal Visser olandese e invece possiamo spostarci sull'altra. Ecco, Giuliano inquadra adesso di nuovo la prima cartina. Guglielmo Bleu di Amsterdam stampò, siamo nel 1600, la cartografia in quel periodo era praticamente peculiare compito degli olandesi. In Italia c'era un'altra persona chiamata Magini che li faceva, però non colorate, non ben definite, e allora venivano trasferite in Olanda, che ne faceva delle vere opere d'arte. L'opera d'arte si vede dal cosiddetto cartiglio. Il cartiglio è molto importante in queste cartiglie, cioè praticamente veniva una raffigurazione quasi artistica. Questa è ancora più bella, solo che non disponiamo dell'originale. Qui l'originale praticamente è introvabile. Io l'ho avuto in mano per 15 giorni da Don Scaglione e ho fatto le copie. Per questo invece l'originale è possibile averlo, però costa circa 500.000, cioè da cataloghi. Qui l'originale riguarda fino al lago di Ginevra con tutti i possedimenti del Piemonte e si può rilevare questa differenza. Siamo dopo la guerra del 1630, dopo la guerra del Monferrato, ne parla il Manzoni nei Promessi Sposi, la cosiddetta guerra. Dopo questa guerra, questa zona, che qui si vede chiaramente, Alba, è stata ceduta al,
al Savoia, infatti c'è scritto Monferrato dei Savoia in questo caso, nell'altra cartina. Lei è senz'altro un appassionato storico e di queste cose. Sì, diciamo che al mio paese scrivo molto per quanto riguarda il 1600, riguarda il passaggio degli spagnoli, appunto durante questa guerra del Monferrato, dalle mie parti. Io ho documenti di Fubine e Monferrato, però da 20 anni sono carcarese. Ecco, ora abita a Carcare. Sì, ecco, allora. Finita la festa di San Giovanni, dove si può reperire questa cartina? Ah, la cartina, le copie io le cedo già adesso, naturalmente a voi della televisione. Dico per chi non può venire qui oggi. A casa mia, finita la festa di San Giovanni, a casa mia e tutti mi conoscono attraverso la pallavolo. E il gruppo pallavolo di Carcare. Il gruppo pallavolo di Carcare, che attualmente è molto conosciuto. Sta andando bene, diciamo che è il più diffuso in Carcare, tutto il pallavolo, palloviste, e queste cartine sono state appunto, possiamo vedere qua, può leggere questo. Ecco, sono state stampe storiche colorate a mano dei ragazzi della pallavolo, sono in vendita e il gruppo pallavolo ha la denominazione Avis. Avis Pallavolo Carcare, sì, abbiamo avuto la denominazione Avis perché distribuiamo i calendari dell'Avis e in parte ci teniamo una quota di queste. Cioè, collaborate quindi con il gruppo, esatto, di donatori di sangue. Sì, collaboriamo. Bene, ancora qualcosa? Sì, posso dire che allora, che visto che abbiamo inserito l'argomento della pallavolo, l'attività della pallavolo ricomincia a cominciare esattamente da domani. Allora, da domani primo settembre. Da domani primo settembre la palestra viene riaperta per i ragazzi della pallavolo. Bene, auguri allora al gruppo. Sì, e l'attività viene volta sempre nel senso promozionale, nel senso di gioco, anche se abbiamo una squadra che senza volerlo è finita in Serie C2. Diciamo una squadra che ci è sfuggita forse da quelle che erano i nostri intenti. Meglio così, meglio, allora. Cioè, naturalmente. Arrivederci. Grazie. Reggio Vittorio. Abbiamo qui il dottor Mallone, veterinario. Chiediamo le sue impressioni sull'attuale edizione della mostra carcarese. Come mostra ricorda i bei tempi. Però se si pensa che nel 1951-52 c'erano ancora 1200 capi di bestiame su questi prati, oggi certamente non siamo più all'altezza di quei tempi. Però abbiamo una diversità di perché abbiamo un sacco di motori agricoli, camion eccetera, che a quei tempi non c'erano. Hanno sostituito un po' il lavoro. Senz'altro. Adesso in genere i bovini vengono allevati per la carne. Per carne e latte e nient'altro. Bacino Ermanno. Arrivederci, grazie. Noi il dottor Enzo Secco, veterinario di Carcare, chiediamo anche lui un parere sull'attuale mostra bovina di San Giovanni di Carcare. Concordo certamente col dottor Malone quando dice che come valore zootecnico la mostra non ha molto da dire, però indubbiamente bisogna anche tenere presente il valore storico-culturale di San Giovanni al Monte. Io che vengo dalla Spezia ho imparato a apprezzarlo, a rispettarlo e a fare quello che posso perché sia sempre lo stesso. Vengono anche dai paesi dei dintorni gli allevatori a esporre, a portare gli animali a questa mostra? Certamente, abbiamo partecipanti addirittura da Villanova d'Albenga, abbiamo partecipanti di Saliceto, di Altare, Biestro, Pallare, Cairo, Montenotte. E diciamo che sono i vecchi affezionati, quelli che sentono nel cuore quello che non riescono più a far vedere, se non si vede più in giro con le bestie. Bene, la ringraziamo di questo intervento, continuiamo il nostro servizio sulla manifestazione di San Giovanni a Carcare. A questa edizione della festa di San Giovanni del Monte a Carcare ha collaborato anche l'amministrazione comunale e questa sera, venerdì 30 agosto, avrà luogo anche una rappresentazione teatrale dell'Atelier 2TS, Teatro Sperimentale di Savona, gestito da Nat Russo. Interpreterà per il pubblico calcarese La Purga di Bebè, uno spettacolo gratuito che viene offerto ai carcaresi qui in questa cornice di San Giovanni del Monte. Allevatori di bestiame! Di dove?
Della Valle da Roscia, di là. Da Lunzi. Dal Villanova d'Albenga, Villanova d'Albenga. Vengono da lontano, Da lontano. I loro animali? Eh? I loro animali cosa sono? Bovini, ovini. Un po' di tutto. E anche, come si chiamano quei cavalli che portano la sella? Buoni. Cavalli. Ma sorge il sole a tutte le... Cosimo Damiano. Vedi, l'uomo ha portato la vita, lui è che sta facendo. Vedi io che sto... Giuliano si sbizzarrisce in una carrellata su questi simpatici ovini, su queste caprette che sono legate al sole per l'esposizione. Eccola, un gallo renitente e poi i cavalli. I cavalli in Lesmio, cosa sono? È un mulo, cioè una mula e la figlia di quella lì. Un muletto e la mamma? È la mamma, se l'abbiamo data all'asino è uscita una mula. Era un ibrido praticamente. Sì, sì, sì. E oltretutto ne esiste anche più pochi perché nessuno li fa accoppiare con gli asini e il cavallo. Preferiscono fare con il cavallo. Cai e dondi son? Io sono di Palare. Anche se abito a Carcara, in ogni modo i miei sono tutti di Palare. Siete allevatori? Ma è mio padre che ha quella passione lì, purtroppo lui per motivi di salute non... Appassionato, quel bestialiere. E allora lo facciamo noi, lo seguiamo noi. Hanno vinto anche la Coppa? Abbiamo fatto il primo. Ah, il primo? Sì, il primo premio. Anche per il gallo? Ah no, il gallo con l'ino l'ho comprato io questo. Per l'uomo appena in dialetto? Sì, sì, sì. Ah, vendevo qui i galli? E vendevo lì, mi sono dalla catena e via. Andiamo un po' avanti, vedi che ci cavalli, nadi bene, nadi bene, mude. Per me ci balla la sacchi, per me, Quanto là è Smuli? Dunque, Smuli ha 3 mesi. Adesso lì, l'uomo ha tornato al mascio. Spero ma niente, una incinta fra un anno e una notte, però stavolta al cavallo. Quanto dura la gravidanza dei cavalli? 12 mesi. 12 mesi? Sì, sì. Va bene, allora sali tu, ma arrivederci. Arrivederci. Ciao. Fai frisce, come si chiama? Me la conosci. Non è mia Palmira però. Che ricetta usa per i frisce? Come fa? Allora, come fa? E mi risponde, sai che fa? Penso un buono rispondi. Non vuol darci la ricetta delle frittelle. Io mi senti che fanno altre specialità qui a San Giovanni. È rana. Mai sì. È rana, sì sì, come fuma. Fai cresci, bella viva. E sfuma cresci, bella viva. Come dai? E poi il giuma friccia. Fritta, rana e fritta. E fuma cresci viva e poi giuma friccia, eh? Ma è una specialità di San Giovanni o fa anche la zia? No, è una specialità di San Giovanni. Poi mi sa che è un'altra ricetta gustosissima, caratteristica, sono der turte e verdura con la pasta sfoglia. Sì, 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 sì. Non parla un po' del turte lì che... Ma un pesce per le turte lì, perché... Sono ricette segrete. Ricette segrete. Allora pesce niente, se i dog vengono qui a mangiare da me, eh? Ecco. Dove la troviamo Palmira? A Carcara, diamo l'indirizzo. Sì. Via Castellani, numero... Via Castellani, numero 40, ma basta venire qui che non trovo tutti. Aperta tutti i giorni, tranne... La domenica. Tranne la domenica. Ha fatto... No, non è vero, non sono io quella che faccio gli auguri a Teletrino. Ha avuto successo lo stand qui a San Giovanni? Molto, molto successo. Sì, c'è tanta gente a mangiare. Sì, sì, tanta gente. Sì, sì. Guardi, adesso un po' per la postina, scusa, eh? La postina collabora anche come cuoca. Come facciamo questa postina? Quest'anno abbiamo una postina. Ex postina. La ex postina di Nome? Come facciamo? Nome Silvana. Silvana. Io posso essere brava, se ti gettate bene, Palmira. Ma sì, è molto in gamba, ma gitto me bene, che non le credeva mai, perché siccome che andava sempre in giro. Non è che per riuscirci in buco dappertutto è ristorante lì, eh? Guarda,
sto bene, sono chi, Belin? Chi la fa la pesa? Una conoscenza di San Giuseppe, i Manone. Buongiorno. Buongiorno. È andato bene quella fara là? Sì. Possiamo dirlo anche per quelli di Televal Bormida. Questo signore è il figlio di un fante della prima guerra mondiale e recentemente ha ritrovato il diario di guerra di suo papà, i Manone. Com'era di nome? Massimo. Sì. Ecco. Alcune parti di questo diario sono state pubblicate sull'Ancora recentemente, ne uscirà prossimamente una seconda puntata. È un ricordo prezioso che le ha lasciato in eredità suo papà. Sì. La ringrazio voi che l'avete pubblicato sull'Ancora, ha fatto piacere perché ci teneva. Sì, ma poi è un documento importante e mi ricordo che l'edizione finale era proprio quella di tramandare ai posteri questa sua esperienza, che non è stata delle più piacevoli perché è sempre un'esperienza di guerra. Aveva combattuto al fronte in prima linea. Ha visto che dettagli è proprio tutto, sì, ora per ora. Lui si annotava tutte le impressioni e le esperienze della battaglia. Lui scriveva su dei pezzetti di carta e poi del 1922 l'ha scritto su quel ripreso in bella. Ha lasciato il manoscritto lei, ecco, lei è il figlio unico. Sì, ho due sorelle ma ha lasciato a me. Figlio maschio. Che andasse sempre in eredità di quello. Ci vediamo a San Giuseppe. È una festa popolare questa e qui stiamo vivendo veramente un momento dove, abbandonati gli impegni di lavoro, si trascorre in allegria, in amicizia, un attimo di spensieratezza, mangiando e bevendo tra amici. Carcarese, sì. Se lo fa vedere a televisione. Il signore qua di Carnevale. No. Dei porri. No, Cairo Montenotte. Cairo Montenotte. Se gli metto un fascino. Gente, detto di sì invece. Sarà pieno. Sì, da Palmira si mangia bene. È vero, in effetti possiamo testimoniarlo anche noi. E qui fuori sul piazzale, sul prato, le bancarelle che vendono i loro prodotti, miele, questa prima, poi giocattoli, torrone, classico dolce delle Langhe e tanti altri prodotti che contribuiscono ad allietare, a rendere più serena, più allegra questa festa di San Giovanni a Carcare. Ma sono da sul, capisci? Quando io vengo da su un'evoca a vendere vino, a fare il tastè, penso che anche ogni video tastè è un prodotto di Langa, perché noi, e tu so che cantiamo ai gusti, ai sapori,
sia piemontese che ligure, ligure piemontese. Ma buon Sven che tu vieni. Sì, quella buon. Voi da bevi? Voi da bevi? Madonna. Allora ce ne fai sentire una in piemontese? Sì, ti fa sentire salì che io mi fa da Asker Prim, da Stembre, la regione Piemonte, da la denominazione DOC, e da Tuma e Mirazanche, è come quella droga verang e tutti i paesi da, caratteristico da, della, sì, dell'alta Langa. E dall'alta Langa. Ecco la telecamera, Giuliano la sa quattro lavano. Piemont, me bel Piemont, anter Langhe ier fuori masbu, sale la tuma, admirazan, buon companori con amica pan, con in bicere ed bonducet. Due tre pure un po' di bagnet, col brutto risti, si mai carbon, pure mangiè da vero campion, che meraviglia, oh che bontà, i son gusti e qualità, prodotti doc, la nostra terra, e tanti stusan che raschera, del val frabusa, con la murusa, per i sentieri langhe montane, proprio lassù, anzi marbri, trovi la tomba di Muracciano, alle ingus, le sempre attual, si mangia lo caffane in mal, a rendel che sempre content, at lo trasforma anti moment, tutti i fastidi, l'ora non va, più ottimista diventa la vita, quindi la tua tutti ci invita, accanto a sempre, che meraviglia, oh che bontà, a son gusti e qualità, prodotti doc, la nostra terra, le tanghistus anche le raschera, del val frabusa con la murusa, per i sentieri langhe montane, propi lassù, anzi malbri, trovi la tomba di Muracciano. Bravo il bravo uomo. Direi che l'erede dei cantastoria delle Langhe, il bravo uomo. Mi son cantastoria derisa all'Associazione Nazionale e quando proprio si fece sì, inniva Luis e Pavia. Inniva Luis e Pavia. Mia lui aveva da giornata e vendiva i trattori. Io soffrivo quel giorno lì, perché? Perché sentiva cantare su me e mi purtroppo avevo da mercantare molto secca. Allora non fumo cantare io anche sì, a te. Sì, cantare su me in so. Forca, radinumse, forza! L'animatore del compresso Ibravom che è di Prunetto, un personaggio caratteristico della Langa che riesce a far feste e animare con la sua musica e le sue canzoni. Ecco, vediamo che coinvolge ora il pubblico. Da un levante, da un ponente, tutta spiaggia le pinga di gente, de bagnanti che ne in quantite. Tre modrento a pigiane in goti, sei in via che muda sei amatti. Quarto ti è bello tra i monti e umà, qua se l'inga sbattia in suma, misso in soscheggio che è in baracca, dove cubbie se ferma cialla, basi e lamenti vengono da umà, lo stagliato rosso le fetta per mia. Bello me quarieto, bello leuma, con piacere mettiamo a canta, lon 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 lon. Me diceva in giorno me nonna, quando emo vesino a un fuoco, se ti pigimo gente sto luogo, cano sacce parla o latin, cano lagge a voce da ombo, cano lagge una sua due punte, cano lagge e ciglia rotonde, cano lagge un mento sacco. La lero tiulla la lero la lero tiulla la lero la e trulla lero 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 la e trulla lero 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 la.
Bravo. Da sapere che leva una bottiglia? Il vino è quello lì. Un vino della nostra terra, d'Alba, no? E ti regalo una bottiglia di barè, e che faccio un bel primo piano. Aspetta, sì. Tu chi? Allora, quando che te la televisione, il barocchio ha regalato il bravo con un giro a fare degustare. Prendila. Grazie, anche per noi che siamo... È cortese di Gavi, che è un prodotto sempre piemontese. Ringraziamo il bravo, ma non fuma iano in italiano. Però mi vuole sempre accanto a tutti. Ti da fai una voce. Madonna, ma tu ci vuoi? Sto momento te. Cosa fuma da? Oh mio carina tu, mi piaci tanto. E come piace il mare alla sirena. Quando non vedo te, io piango tanto che non mi scorre il sangue nelle vene. Forza tu c'è? Meglio sarebbe che non ti avessi amato. Sapevo il credo ed ora l'ho scordato. E non sapendo neppure la Maria, come potrò salvare l'anima mia, come potrò salvare l'anima mia. Bravo, bravo. Bravo, bravo, grazie per il vino che ci ha offerto. Dal tuo paese. Se tu eri per che vena per cavare lo costo, dilla, mi fai una tirata. Ciao. Gli fai poi il discorso lì per questi.